separano e ci oppongono. Parlarsi più, non scordarsi mai. Gli amici ci riaprono gli occhi, si capiscono meglio di noi e ti mettono davanti agli specchi anche quando non vuoi. E campioni del siamo qua riuniti a un raduno che poi a lei ha partecipato anche ad altri raduni e noi qua vorremmo un attimino ricordare, no? No, lei era già un professore già di esperienza, noi eravamo molto giovani,
facevamo anche qualche maracallata, qualche ricordo sul vissuto, e lei era il nostro professore. Al riguardo che cosa ci potrebbe dire? Io non so che cosa dire. Io ho smesso di insegnare nel 1992, fatti i conti quanti anni sono. 92, 2, 12, 22, 31 anni. 31 anni. 31 anni. Ecco che a me contestavano. Io non insegno più. Mi sono, approfittando di una legge, attenzione, non imbrogliando nessuno, mi sono. Sono andato in pensione a 53 anni. La legge me lo permetteva e io sono andato. Ho fatto bene. Sono andato a 53 anni in pensione perché avevo capito che la scuola mi aveva dato tutto quello che mi poteva dare. E io quindi dovevo prendere altri sentieri per andare avanti. E la scuola mi ha dato tantissimo. Ascolti, professore. Adesso così in amicizia, con tutto il rispetto che possiamo avere, lei cerchi di riportarci a noi, noi ne abbiamo tanti, e penso che anche i colleghi qua di studi siano pienamente d'accordo, pienamente d'accordo, ci faccia, ci illumini su qualche ricordo, qualche ricordo anche di simpatico, no? Perché poi alla fine tra di noi è vero che lei era il professore, noi gli alunni, c'era anche tanta stima. Io ricordo tanta stima. Cose simpatiche con gli alunni, qualche volta c'è stato qualche cosa antipatica con i genitori degli alunni. Ci ricordi qualche cosa, senza stare a fare nomi lì, qualche aneddoto, un piccolo ricordo, che cosa poteva essere? Io ricordo una cosa che non è successa all'alberghiero, è successa in un'altra scuola. Allora non c'entriamo niente. No, va bene, comunque fa parte del mio cosa, perché è una cosa molto importante. Adesso il suo percorso. Io ho dato uno di quei temi che non voleva dire niente. Ok. Quando cicate ciocate ciocate. Il titolo, per dire, il titolo del tema, l'argomento, no? Che tutti ridevano, però funzionava. Perché i ragazzi che non sapevano cosa scrivere si attaccavano cicate ciocate ciocate. Allora cicate ciocate ciocate veniva fuori un calambur bellissimo, che veniva fuori una poesia che i ragazzi avevano scritto sotto la bocca. Però io avevo capito che cosa gli girava nell'incontro. Perché quella cosa era suggerita dall'incontro e quindi mi serviva per capire la psiche dei ragazzi. Poi facevo l'analisi del testo. Io penso una cosa, professor Niulu, che lei fondamentalmente ai tempi era anche un professore molto moderno. Moderno, molto chiacchierato anche. Ma la chiacchiera. A me non me ne frega. Certo, la chiacchiera dei tempi io penso che non era neanche gossip. Non si può dire che era gossip. Adesso è gossip, tutti questi termini che si inventa la televisione. Sì, ma ascolta, quando io vado in un istituto vestito di rosso, con questa collana di legno di 108 cose così, mi ricorderete? Io penso, certo. Si sono tutti spaventati. Sì, ma io penso che chi ai tempi abbia criticato queste cose, penso che sia solamente un imbecille. Vabbè, okay. Io non penso niente, ognuno si esprime come sa e come può. Però è successo questo, quindi io ho creato tutto un trambusto. Poi mi hanno trasferito non per questo, intendiamoci bene, mi hanno trasferito perché lì ero provvisorio, non dico l'istituto per quello, ma quell'istituto era una sagrestia, non era una scuola. Si ricorda proprio che la sua particolarità, oltre ad appartenere ai Rasinici, quindi essere vestito d'arancione, a scuola aveva fatto un grandissimo impatto, no? Ma l'impatto più grande non era il suo essere a ragione, ma la valutazione dei voti. E quindi tutti quanti eravamo un po' perplessi da questo suo metro di giudizio. Ecco, che cosa era il suo metro di giudizio? Questa di chi è? La Milani. Allora, proprio in quell'istituto ho dato un tema. È un ragazzo, poi tu capirai, io non voglio fare nomi perché non è il caso,
e un ragazzo scrive, non mi ricordo che cosa, ma ha scritto una cosa importante, che la madre l'aveva preso e l'aveva buttato nel cesto della sporca, e lui finisce dentro la lavatrice e gira, e poi viene tolto, pulito. È stato centrifugato. È stato centrifugato. È stato centrifugato dalla madre, a tempo. È una cosa grave. Questi tempi finisci solo a vedere. Questo ragazzo ha fatto grossi rapporti con la famiglia. Ascolti, professore, un ricordo che io l'ho, a lei l'ho avuto per pochissimo tempo come professore, ma ho un ricordo in testa. Lei aveva assegnato un tema in classe, non sto a fare nomi, chi era l'alunno, però secondo me l'alunna è stata molto ingegnosa, perché questo tema era libero, e questa, posso dire che era una donna di sesso femminile, questa ragazza ha trasformato un testo di una canzone di un cantautore, no? Che era Edoardo Bennato, la canzone era Cantautore, tutte le parole dove veniva riportato cantautore, perché era una canzone molto autobiografica, l'ha riportata in professore, dunque rispecchiandola su di lei che era il professore. Io mi ricordo che lei gli ha dato un grossissimo voto a questa ragazza. Ma come si potrebbe essere sentito lei in quel momento? Cioè, questa a me mi ha anche elogiato, perché per lei è stato anche un elogio. Al riguardo cosa... Io il fatto non lo ricordo. Però aveva dato 9? 9? 9. Io il fatto non lo ricordo. Tanti alunni. Però per l'insieme di come la penso io, così volevo premiare il coraggio. Bellissimo, io me lo copio e poi con grande entusiasmo vado da una collega e dice: no, sì, è bello, il tema è molto bello, però lui deve seguire le regole grammaticali, le regole sintattiche, quindi gli dare segno. Poi vado da mia sorella, che era maestra elementare, e dice: e tu ti fai prendere per il culo così dai tuoi alunni? Riunisci immediatamente il consiglio di disciplina e chiedi 15 giorni di sospensione. Sto prendendo in giro il cammello. Perché stai ridendo? Avvicini il microfono, lo sentiamo. Con quelle tette sulle spalle, che ce ne tette, professore. Al cammello. Ho problemi anche con questo, Allora, prendi un altro microfono. Avvicini il microfono. Avvicini il microfono. Quindi l'elefante fa tutte queste storie al cammello. E il cammello si guarda l'elefante e dice: ma perché tu credi di essere meglio con quel pisello in mezzo alla faccia? No, dillo, cos'è? L'avete interrotto! Professor, si dia questo voto! Quanto merita? Quanto merita? 10. Non era un 10. Sì, sì. Non era un 10. Dal casino che gli hanno fatto il soldo, che c'è il disturbo, bravo, che gli hanno dato, facciamo che meno. Sì. Sì. Sì.